secondo tempo, partiamo dal secondo tempo per parlare male del primo, cioè nel senso che la reazione era più dal secondo tempo con una squadra, dal primo tempo invece un'altra squadra, approccio anche stavolta. Al di là di questo, io sono responsabile di questa squadra, non mi è piaciuto nulla, neanche la reazione, quindi faccio mea culpa, perché la mia squadra non deve essere questa, perché il peso è importante, è vero, magari le tensioni e tutto, ma vanno superate, vanno trasmesse. Ho sbagliato, sicuro, come tutti i calciatori ci dobbiamo prendere anche le nostre responsabilità, ognuno il suo pezzetto, io siccome sono il capo e mi prendo tutte le responsabilità del caso. Alleno questa squadra da 3 mesi e oggi ho avuto una sensazione non brutta, ma di più, su quello adesso che magari a un momento a caldo potrei sbagliare a parlare, non voglio, quindi poi con la squadra mi ritrovo e dobbiamo mettere a posto tante cose che non mi piacciono. Intanto a livello tecnico, tattico, possiamo parlare, è proprio la percezione di essere vuoti e non riesco a capire il motivo e devo trovare il modo per tirarli di nuovo fuori quello che loro mi hanno dato in questi 3 mesi. Quindi pensa di aver perso la squadra? Non ho perso la squadra. La sensazione che nel secondo tempo contro il Novara e oggi la sensazione è di patire troppo la responsabilità di qualcosa di importante, perché quando sono arrivato la sensazione dei ragazzi erano gli occhi totalmente diversi e questi occhi può darsi che li abbiamo persi, in primis io, la cattiveria che poi ci ha contraddistinto, perché ad alzarti e mantenerti ci vuole veramente tanta dedizione, tanto voglia di lavorare e poi nel cadere bisogna rialzarsi, ma non ti aiuta nessuno, ti devi rialzare. Io ho passato anche cose mie personali di vita dove a me non mi ha aiutato nessuno, io mi sono rialzato da solo e quindi quello devono fare, devono pensare a loro stessi, scavare dentro ai loro propri sentimenti, no? Perché giocare a calcio poi è un sentimento, e vincere si vince di gruppo, però ognuno di loro deve pensare in primis quello che vogliono fare da grandi. Io questo mestiere lo voglio fare, mi piace nel bello e nel brutto, non mollo, continuo a lavorare sempre più forte di prima, perché io con questa squadra voglio arrivare fino in fondo, perché ci credo. Stai dentro, ci sono tante cose che non ti sono piaciute oggi, no? Capisco che a caldo magari è anche difficile, puoi dirci che cosa ti è piaciuto di meno o qual è la cosa che in questo momento ti fa preoccupare di più a guardare un gruppo che è lo stesso praticamente che ha fatto gli 11 risultati utili consecutivi tra noi e dicembre, che adesso sembra l'ombra di quel gruppo. Non ti offendere se racchiudo solo con un tutto. Tutto non mi è piaciuto. Tutto. Ed è forse riduttivo, però non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto nulla. Dobbiamo solo fare mea culpa a partire da me, perché io sono il responsabile. Quindi sono io il primo ad aver sbagliato tante cose. Quindi ma dobbiamo ripartire. Ho sbagliato tante cose, cosa ti riferisci? Alle scelte? A tutto, magari non gli ho trasmesso quello che gli devo trasmettere veramente, ma sono tante cose, cioè quando succedono questi momenti qua, purtroppo io dico più muovi più si sente la puzza, quindi dobbiamo essere bravi a ripartire, metterci lì sul pezzo. Se fino ad oggi abbiamo dato 4,
dobbiamo alzare l'asticella, dobbiamo dare 5, poi 6, poi 7, poi piano piano dobbiamo prendere l'autostima di nuovo, ritrovarla da gruppo, non pensare dal singolo, sempre scavando in se stessi per tirarci fuori da questa situazione, che non vedo perché questa squadra non possa farlo. Quindi è tutta una questione mentale di approccio alla partita e caratteriale, insomma, che non regge l'ambiente, secondo te, la pressione? No, io non regge l'ambiente, perché quando sono arrivato nella situazione era ancora peggiore rispetto a questa. E forse il cambio di allenatore gli ha dato qualcosa. E non, dico la verità, questo è uno dei gruppi dove non posso dire che i miei giocatori si allenano male, non sono professionali. Gli manca la scintilla dentro. Quando quella fiammella avviene un po' meno, è dura. E quindi gli devo riaccendere di nuovo, magari qualche